Mentre starete leggendo questo numero di Limes, i membri dell'amministrazione Trump staranno ficcando nei cartoni le loro cose per riportarsele a casa. Trump avrà accettato, sia pure di mala grazia, la vittoria di Biden e si appresterà a rendergli la vita la più difficile possibile, per poi magari presentarsi ancora alle elezioni presidenziali del 2024. Ma più che la figura comunque interessante di Trump, in questo numero di Limes noi ci occupiamo dell'America, dell'America profonda, del suo male, del suo sentirsi in crisi, una crisi che reputiamo profonda, una crisi di identità che riguarda l'idea stessa di America, o meglio riguarda le divisioni interne al numero uno, divisioni di carattere apparentemente etnico, ma non solo, divisioni di classe, divisioni culturali, divisioni di visione del mondo. Che cosa questo poi potrà implicare per l'impero, cioè per il rapporto degli Stati Uniti col mondo e quindi anche con noi provinciali italiani, lo vedremo nei prossimi mesi. Difficilmente un paese delle dimensioni e della profondità storica dell'America può permettersi delle virate di 90 gradi, ma certamente qualche aggiustamento di rotta la nuova amministrazione lo tenterà. Dico lo tenterà perché se, come è probabile, non avrà nemmeno una maggioranza al Senato, tutto quello che Biden potrà inventarsi sarà facilmente sbarrato dai suoi oppositori. Quello che però è sicuramente leggibile fin da ora è il malessere dell'America profonda e le sue conseguenze per il modo di stare insieme degli americani, per lo stesso sogno americano.